Buongiorno a tutti, sono Federica Pellegrini, formatrice della Fondazione Mondo Digitale. Oggi faremo un laboratorio di ottica STEAM. L'acronimo STEAM sta per Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics. Il laboratorio STEAM contiene in sé tutti questi elementi, sia nel processo di costruzione che nei vari momenti di riflessione. L'argomento di oggi è la luce. Secondo voi, di che colore è questo CD che ruota? Bianco? Siete sicuri? Io direi che dei colori dell'arcobaleno. Da qui possiamo dedurre che il bianco è composto da tutti i colori dell'arcobaleno. Ma come? Dirà qualcuno di voi. Non è il nero ad essere la somma di tutti i colori? Allora, la luce che noi possiamo percepire, di che colore è? Partiamo dal sole. Noi lo rappresentiamo sempre giallo. In realtà giallo proprio non è. Ci sembra giallino di giorno e rosso al tramonto, ma in realtà questo è una conseguenza del fatto che la luce, attraversando l'atmosfera, viene in parte filtrata. Se potessimo vedere il Sole dalla stazione spaziale orbitante, vedremmo una luce assolutamente bianca. Ci ricorda un po' la nostra trottola bianca? Tra le onde solari che arrivano a noi, la porzione visibile al nostro occhio è quella dei colori dell'arcobaleno, dal violetto all'indigo, all'azzurro, al verde, al giallo, all'arancione, al rosso. Non sono visibili gli ultravioletti e gli infrarossi. Quando la luce tocca un oggetto, a seconda del materiale con cui questo è fatto, i colori vengono assorbiti tutti quanti o in parte. Un oggetto la cui superficie assorbe tutti i colori tranne il rosso rifletterà solo questo colore che arriverà fino alla retina del nostro occhio e farà in modo che il cervello lo classifichi come rosso. Un oggetto la cui superficie trattiene tutte quante le variazioni dello spettro solare a noi visibile, sarà nero, in quanto a noi non arriverà alcun raggio, non viene riflessa alcuna porzione della luce a noi visibile. Invece, un oggetto la cui superficie riflette tutte quante le onde dello spettro visibile della luce ci appare bianco perché tutti i colori arrivano sulla retina del nostro occhio tutti insieme nello stesso momento, facendoci apparire l'oggetto bianco. Il fatto che la luce sia composta dai colori che vanno dal violetto al rosso è stata dimostrata per la prima volta dal fisico Isaac Newton, il fisico famoso per la legge di gravitazione universale. Nel 1666 egli era giovanissimo, aveva appena 23 anni e fu costretto a casa, a causa della peste che in quel momento era dilagante e pericolosa, e si dedicò agli studi di ottica e in particolare sulla luce. Attraverso un suo famoso esperimento ha dimostrato che un raggio di luce passante attraverso un prisma triangolare si scompone nelle gradazioni di colore dell'arcobaleno. Qui vediamo una rappresentazione schematica della luce. Viene incanalato un solo raggio che si scompone all'interno del prisma e proietta i colori dell'arcobaleno. Questa è un'immagine reale,
Ovviamente le sue teorie sono state supportate da tutta una serie di altri esperimenti. Newton dimostrò anche il procedimento inverso. Attraverso un disco colorato fatto ruotare con velocità, il nostro occhio percepirà nuovamente le varie gradazioni di colore tutte insieme a formare il bianco. Questo è il disco originale di Newton. Vogliamo provare anche noi a farne uno e vedere se funziona? Dovremo disegnare un disco con i sette colori dell'arcobaleno, ma la quantità di area dei vari colori è diversa a seconda del colore. Questo proprio a seguito degli studi fatti da Newton. Ci sono vari dischi che lui ha realizzato per ottenere questo effetto. Noi proveremo a realizzare un disco con questa distribuzione. Una curiosità, l'indaco non è altro che quello che noi oggi chiamiamo blu. Ai tempi di Newton era una pianta tintoria che veniva utilizzata appunto per tingere i tessuti e deve il suo nome all'India, il paese che ne faceva maggiormente uso. E veniamo dunque alla parte costruttiva e all'elenco del materiale necessario. Innanzitutto uno scampolo di cartoncino, almeno largo 6x6 cm, un foglio di carta bianca, matite colorate, rosso, arancione, giallo, verde, celeste, blu e viola, una matita da disegno, una gomma che può sempre essere utile, forbici, colla stick, un compasso, un righello, un goniometro e poi uno spago o un filo a cordicella o in alternativa delle matite già usate. Iniziamo con il misurare il raggio del goniometro a partire dal suo centro fino alla parte più esterna. A questo punto andremo ad aprire il compasso della misura che abbiamo ottenuto. In genere sono 5-6 cm per un goniometro. E tracciamo una circonferenza con il nostro compasso. Con la matita segniamo il punto centrale della circonferenza lasciata dal compasso. Facciamo coincidere il punto segnato con il compasso con il punto centrale del goniometro e iniziamo a segnare le varie sezioni. Iniziamo a segnare lo zero. E contiamo poi 61 gradi per la prima sezione, che sarà quella dedicata al rosso. Successivamente riallineiamo il centro e lo zero e contiamo 34 gradi. Sarà la sezione dedicata all'arancione. Allineiamo di nuovo il centro e lo zero e cerchiamo i 54 gradi, virgola 5. Sarà la sezione dedicata al verde. E continuiamo ad andare avanti fino a disegnare tutte le sezioni. Iniziamo a colorarle secondo lo schema che avevamo visto inizialmente, fino ad ottenere tutte le sezioni colorate. Ecco il disco terminato, non ci interessa se i bordi sono un po' sbafati perché adesso li andremo a tagliare. Prendiamo dunque le nostre forbici e andremo a tagliare prima il cerchio colorato.
E successivamente ci occuperemo di ritagliare anche il cartoncino della stessa dimensione del cerchio colorato. A questo punto li incolleremo insieme con la colla stick. Con la punta della matita otterremo i due punti che serviranno per far passare lo spago. Questi due fori sono all'incirca 5 mm ciascuno di distanza dal punto centrale. Facciamo passare lo spago attraverso i due fori e lo legheremo all'estremità opposta. Carichiamo lo spago facendolo roteare su se stesso, facendo ruotare il disco. A questo punto lasciamo il disco e tiriamo lo spago verso le due estremità esterne. E che succede? Diamo un pochino, tira, tira, tira. Zac! Ecco, fermo immagine in cui vediamo effettivamente il disco diventare bianco. Un altro modo efficace e divertente per creare lo stesso fenomeno è inserire nel centro del disco una vecchia matita colorata. Otterrete una trottola. Fate vari tentativi alzando e abbassando il disco per trovare il giusto equilibrio. Una domanda ci resta ancora in sospeso. Ma perché? È proprio la rotazione della trottola a creare questo fenomeno. Lo scopriremo nella prossima puntata, dedicata alla vista e alle illusioni ottiche.